Allora, salve Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, come sapete, in questo momento è la leader di un partito molto in salute. È diventato, secondo gli ultimi sondaggi nostri di SVG, è diventato il terzo partito dopo Lega e PD ed è guidato da una donna. Chissà se è un caso. Io mi accanisco su questo tema perché è una cosa che mi appassiona. Va bene, ben trovata. Come sta? Buongiorno, buongiorno Mirta. Bene, grazie, bene. Lei come sta? Bene? Me la cavo, lavoro parecchio, ma me la cavo. Allora, senta Meloni, mi dica una Bene. cosa. Mattarella ha fatto un appello molto importante dicendo che non vuole più vedere polemiche scomposte per interessi di parte, che non è il momento di dividersi. Nel frattempo mi pare che Conte ad occhio faccia tappeti rossi, punti d'oro a Silvio Berlusconi per dare una mano. Voi siete un po' isolati, lei e Salvini, in questa posizione antagonista? Beh, non è quello che direbbe il consenso dei cittadini. Dopodiché non c'è una posizione antagonista. Io francamente sono una persona che fa politica qualche anno, la tattica la capisco. Però se si volesse parlare di cose reali mi si dovrebbe dire qual è la differenza di posizione tra quello che ha fatto Forza Italia e quello che ha fatto per esempio Fratelli d'Italia. Io ho visto ieri una conferenza stampa di Forza Italia che presentava le sue proposte al governo. Io ho fatto analoga conferenza stampa una settimana fa, con cinque, diciamo, questioni che ponevo al governo sul merito, perché per carità io non ho simpatia per questo governo e penso che non faccia bene, ma per l'Italia ci siamo sempre stati, soprattutto in questa fase. Abbiamo fatto alcune proposte estremamente puntuali, estremamente precise. Scusi, La Meloni. differenza è che ieri ho sentito il. No, ma la domanda che Sì. mi facevo mentre lei parlava, Ieri ho sentito il. seguendo il filo del suo Sì. discorso, perché allora guardano a Berlusconi e non guardano a voi? Perché la mano tesa, cioè, nei confronti di Berlusconi? Guardi, lo dice un intelligente, lo dice una, lo di, lo dice una intelligente, diciamo così, una, anzi non una intelligente, una sincera intervista del sindaco di Bergamo di questa mattina, il cui titolo è Separiamo Berlusconi dai sovranisti. Sì, l'ho vista, l'ho letta. Perché vede, la differenza è che ieri il vice segretario del PD Orlando ha detto, bisogna è una frase che mi ha molto colpito, bisogna leggere con attenzione le proposte di Forza Italia. Cioè che significa? Le altre le possiamo cestinare, non ce ne frega niente se ci sono buone idee, non ce ne frega niente di aiutare gli italiani eventualmente con buone idee che vengono da persone che magari non ci sono simpatiche, ci interessa magari di guardare con attenzione proposte che potrebbero anche essere, diciamo, meno buone sulla carta, intendo, poi non ho la presunzione di avere proposte migliori, però, diciamo, per il gioco tattico di provare a Senta, Meloni, spaccare l'opposizione provo a per ragionare con lei. indebolirla. È un fatto, è la legge più antica del mondo, il divide et impera. Provo a ragionare con Cioè, più lei, è no? divisa un'opposizione forte, più io rimango in sella. Ma Dato che l'ho letta non credo che anch'io. Berlusconi ci cadrà poi L'ho alla letta fine, eh. anch'io, la giusta, no, come ha detto, la intelligente barra franca intervista di Gori. E a un La certo punto, sincera, la esatto. sincera.